Ciao a tutti! Allora, ci ho preso gusto a fare questi video blog e questa volta volevo parlarvi di quello che ho fatto mercoledì 26, ovvero sono stata a Bologna a vedere i Negramaro. Io avevo preso i biglietti quasi un anno fa perché li avevamo presi il giorno che sono usciti, 20 minuti dopo l'uscita dei biglietti, e sono stata veramente felice di aver aspettato così tanto, ne è valsa veramente la pena. Sono andata con un paio di amiche, ci siamo divertite un sacco. Lo spettacolo è stata energia pura al 100%, veramente 2 ore e mezza, se non sbaglio, 2 ore sicure, di veramente energia, cioè è coinvolgente al massimo, anche la scenografia è stupenda, loro sono veramente molto bravi. Beh, io, vabbè, tutti sono bravi, però io adoro Giuliano, veramente, io se potessi quell'uomo me lo sposerei. Lo adoro in tutto, è veramente bellissimo in tutto per me, è un artista incredibile, e anche è molto molto apprezzato anche dagli altri artisti, viste le varie collaborazioni, le varie colonne sonore. Secondo me lui scrive dei testi veramente molto 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 belli, è un poeta. Non so se a voi piacciono, io devo dire all'inizio quando sono usciti non mi piacevano tantissimo, però poi boh, li ho ascoltati meglio. E sono incredibili, anche perché forse mi sono arrivati in un momento in cui avevo bisogno di qualcosa che, di nuovo, anche che mi trasportasse, e boh, meglio di loro non c'è nessuno. Beh, devo dirvi, io il mio gruppo preferito sono i Negrita, li ho seguiti molto, li seguo molto, ogni volta mi danno i brividi, però i Negramaro sono incredibili, veramente, si meritano tutto quello che gli sta arrivando per me. A Bologna eravamo 11.000 persone, non sono per niente poche. Io mi auguro che nelle prossime date ce ne siano veramente di più. Spero che facciano sold out sempre, perché sono veramente, è stata una serata meravigliosa. Io non pensavo, cioè, a me piacciono molto, ma non pensavo fossero così. È veramente stata una cosa bellissima. Oltretutto, loro fanno anche una parte chiamata Teatro 69, perché appunto supportano il Teatro Valle, e ad ogni serata c'è un attore che va lì e legge una parte di un'opera teatrale, se non sbaglio. E quella sera ovviamente a Bologna non poteva che esserci Alessandro Haber, che è bolognese, non so se lo conoscete, è un attore molto bravo per me, probabilmente avete visto tutti il Ciclone, ecco lui era Nando forse, comunque l'autista, il manager del gruppo di ragazze che ballavano il flamenco. Un film bellissimo che vi consiglio di vedere, dove c'è anche lui, e mi pare proprio sia di Monicelli, è Le rose del deserto. Oltre a esserci Haber c'è anche Michele Placido, anche Giorgio Pasotti, insomma, magari se non conoscete Haber, gli altri due li conoscete, quindi ve lo consiglio, è molto bello come film. E anche un altro film molto molto bello con Abate Antuono è Per amore, solo per amore, che invece è di Veronesi. Comunque, tornando alla serata, appunto, Haber ha letto questa parte teatrale, che alla fine ha dedicato a tutti i presenti e a Simoncelli, e ha avuto sicuramente 5 minuti di applausi, tanto che è rimasto anche un po' spiazzato poi. Beh, la parte acustica con Paolo Fresu, che non credo ci sia ogni volta, essendo anche lui, abitando anche lui a Bologna, ovviamente ha fatto una sorpresa. Gli hanno cantato Purple Rain, che
che è una canzone di Prince, e se anche quella non la conoscete, andate ad ascoltare, che è molto bella. E poi ovviamente Solo per te, che è stata da brividi. Comunque, una serata meravigliosa. Se avete occasione, andate a vederli, perché veramente vale, i soldi li valgono tutti quanti. È stata una serata bellissima. Io ero in tribuna, però ero abbastanza avanti, quindi ho visto abbastanza bene. Vi lascio le foto e degli spezzoni di video alla fine, così per farvi vedere un pochino. Se sentite qualcuno cantare, sì, sono io, non fateci caso, però è impossibile non cantare. Io partecipo molto quando vado ai concerti, mi piace molto cantare, ovviamente. Io adoro andare ai concerti, per me è la cosa più bella del mondo. Ok, vabbè, era un video un po' così di passaggio. Non so, ditemi se anche a voi piacciono i Negramaro, se li avete mai visti dal vivo, cosa ne pensate, se vi piacciono le loro canzoni. Comunque, veramente, 10 lode anche di più. Giuliano, I love you. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima.